questo 94esimo compleanno in attesa del millennio, quindi Aversa Millenaria è il logo che abbiamo inventato per promuovere questo tipo di manifestazioni. E sono un bel po' di manifestazioni che noi facciamo per Aversa Millenaria, dai concerti ai convegni, e poi alla fine il clou è questa festa che si conclude con il palio della solidarietà normanna. Questa giornata è stata caratterizzata innanzitutto dall'apertura degli stand che sono il villaggio della conoscenza. In realtà ogni scuola, comunità, ha avuto a disposizione uno spazio dove hanno esposto una serie di lavori che i ragazzi delle scuole hanno fatto. Ma io non mi faccio nessuna foto! Hanno fatto in questa occasione. Per cui ogni territorio che è stato studiato dai ragazzi ha avuto la sua esposizione in questi gazebo, che erano le tende della conoscenza. Oggi con 1994 anni abbiamo creato questo evento della durata di 2 giorni, oggi e domani. Oggi è stata una giornata molto composita, molto articolata, abbiamo fatto diverse cose e abbiamo concluso adesso con uno spettacolo di musiche, balletti medievali, nello spirito appunto di Aversa Normanna e a cura dell'Istituto dei Curtis e con la collaborazione anche di altri istituti, gli allievi di altri istituti. Credo che abbiamo visto stasera una presenza di moltissimi cittadini aversani e questa è la grande soddisfazione, perché riteniamo che il nostro progetto per Aversa Millenaria, a parte il compleanno di Aversa che cade quest'anno, il 994esimo compleanno, però il nostro progetto è di andare al 2022, quando Aversa compirà 1000 anni, come del resto ha stabilito anche il Comune di Aversa con un'apposita delibera di giunta del 2013, quindi questo anche per rispondere a qualcuno che non contesta questa data. Abbiamo, a parte il conforto degli studiosi che abbiamo consultato, abbiamo anche il conforto di una delibera dell'amministrazione comunale di Aversa, per cui ufficialmente le celebrazioni ci saranno nel 2022.